I residenti di via Strada Franca 21 a Giarre hanno perso la pazienza. Infatti da anni reclamano più decoro e più pulizia nei pressi dei loro residence. Le sterpaglie e l'erbaccia la fanno da padrone e la pulizia è a dir poco carente. Siamo abbandonati, qui praticamente non vediamo mai delle persone addette alla pulizia sia stradale ma anche delle aiuole. Come si vede sono assolutamente incolte, c'è anzi della spazzatura che viene regolarmente buttata dalle macchine in corsa, anche con pericolo. Queste aiuole sono fatte molto male, non sono evidenziate, insomma è una strada che è molto percorsa perché è una strada che da Altarello arriva fino al porto turistico e sinceramente diamo un'immagine assolutamente poco dignitosa. Io direi che insomma, è il momento di dare luce anche a questi spazi che sono dimenticati. Ma speriamo che questa nuova amministrazione possa fare qualcosa perché siamo in uno stato di abbandono nonostante tutte le tasse che si pagano e per quello che si vede sembra che il comune di Giarre è quello dove si paga molto ma molto di più rispetto ad altri comuni ed è quello più disagiato più di tutti in tutte le situazioni. Il verde non esiste, le aiuole non esistono, la pulizia non esiste e paghiamo un pozzo di soldi. Oltre alla sporcizia che procura la presenza di ratti e insetti, i residenti lamentano anche la poca sicurezza dell'incrocio con segnaletica carente. Gli sparti traffici sono abbandonati e poco curati, oltre che pericoloso per gli automobilisti che hanno difficoltà ad individuare la direzione corretta da prendere. Che più di una volta di notte ci siamo svegliate con le macchine che catapultavano in questi sparti traffici, proprio perché non erano evidenziati come in altri posti con la pittura bianca, con le bordure dei fiorati e tutto il resto, con il rischio che certe persone proprio non sono uscite morte per grazia del Signore. Ecco, è anche una necessità di sicurezza stradale. Che ne prendono atto di questo. Sembrerebbe un po' la zona B di Giarre un po' trasandata perché comunque c'è una curva che ha dei rovi che fuoriescono, quindi o si rischia di graffiare le macchine o si rischia di avere incidenti con le macchine che vengono dal senso contrario e mai c'è stato qualcuno che si sia preso cura, anche perché è una strada molto passante perché da Altarello a Riposto è molto frequentata. Noi ci auspichiamo che qualcuno possa comunque interessarsi alla nostra zona. Sulla vicenda interviene l'assessore all'ecologia Giuseppe D'Urso che conferma come alcuni interventi tampone in questi giorni sono già stati avviati, come ad esempio nella vicina via Settembrini. Con l'avvio del nuovo appalto, spiega D'Urso, inizieranno interventi più sistematici di diserbo e pulizia in tutta la città. I cittadini che comunque volessero segnalare situazioni di degrado simili a quella di via Strada Franca 21, prosegue l'assessore, possono segnalarli all'ufficio relazioni con il pubblico.